Abbiamo terminato la sesta sequenza con i nostri punti ventaglietto e andiamo ad inserire il nuovo punto e a cominciare la prossima sequenza. In questa sequenza andiamo ad inserire il punto alto allungato con una catenella. La sequenza è composta da quattro giri e nel primo giro l'aumento lo andiamo a fare all'inizio, mentre nel secondo giro lo faremo sulle ultime tre maglie del giro. Iniziamo il primo giro con 4 catenelle, 4 perché 3 sostituiscono il punto alto e 1 per l'allungo. Andiamo a lavorare adesso l'aumento con il nostro punto a V in questo modo: carico il filo, entro alla base delle catenelle e vado ad estrarre. Ricarico il filo e chiudo prima una solina sola e poi due alla volta, come facciamo per la maglia alta. Per chi fosse poco pratico di questo punto, trovate il tutorial sul canale. Io vi faccio rivedere come lavorare in questo giro. E poi partiremo con il secondo. In questo giro andremo anche a lasciare la cresta di questa sequenza. Carico il filo, rientro alla base delle catenelle, estraggo il filo e chiudo prima una solina e poi due alla volta, e abbiamo lavorato il nostro aumento di inizio riga con il punto a V. Andremo a lavorare adesso un punto alto allungato su ciascun punto disponibile, compreso l'archetto che si è formato tra un ventaglietto e l'altro. Io continuo e poi vi faccio vedere dove fermarvi per formare la cresta. Ho terminato tutto il primo giro di questa sequenza e mi sono fermata esattamente lavorando sull'ultimo punto del penultimo ventaglietto, lasciando libero l'ultimo ventaglietto e lo spazio che chiudeva il giro, e abbiamo formato la cresta di questa sequenza. Volto il lavoro e partiamo con il secondo giro. In questo secondo giro l'aumento lo facciamo sugli ultimi tre punti della riga. Iniziamo la nostra riga con 4 catenelle che vanno a sostituire il primo punto alto allungato e lavoriamo un punto allungato su ciascun punto disponibile. Quindi carico il filo, entro nel punto successivo e lavoro il mio punto allungato. Io continuo e ci vediamo a fine riga e vi faccio vedere come lavorare l'aumento in questo secondo giro di questa sequenza. Sono arrivata alla fine del secondo giro e vedete che mi sono fermata prima degli ultimi tre punti. Su questi tre punti andremo a lavorare il nostro aumento in questo modo. Sul terz'ultimo lavoriamo un punto a V e facciamo il primo aumento. Quindi vado a lavorare due punti allungati sullo stesso punto. Sul penultimo vado a lavorare un punto singolo e sulle catenelle finali vado a lavorare un altro punto a V e abbiamo lavorato il nostro aumento di fine riga per questo secondo giro. Rientro nel punto e vado a lavorare
il secondo punto dell'aumento. Adesso non faremo altro che ripetere ancora una volta il primo giro e il secondo, facendo nel terzo giro l'aumento a inizio riga e nel quarto l'aumento a fine riga. E poi partiremo con la nuova sequenza. Terminati i quattro giri della sequenza a punto alto allungato, andiamo a cominciare la nuova e reinseriamo di nuovo il punto ventaglietti. Nel primo giro lasceremo le maglie per la cresta, l'aumento lo andiamo a lavorare a inizio riga, mentre nel secondo lo lavoriamo sempre a fine riga sulle ultime maglie del giro. Anche questa sequenza è composta da 6 giri. Lavoro le 3 catenelle iniziali per sostituire il primo punto alto, carico il filo e alla base delle 3 catenelle vado a lavorare il punto a V per il mio aumento di inizio riga. Saltiamo il punto successivo e in quello dopo andiamo a lavorare un punto ventaglietti con 3 maglie alte. Tutte lavorate nello stesso punto di base. Carico il filo, salto il punto successivo e in quello dopo vado a lavorare il ventaglietto e continuo in questo modo per tutta questa prima riga. Poi vi faccio vedere alla fine quante maglie lasciare per la cresta. Sono alla fine di questo primo giro e per la cresta ho lasciato libere le ultime 7 maglie finali. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Volto il lavoro e partiamo con il secondo giro di questa sequenza. In questa sequenza l'aumento lo andremo a fare a fine giro sulle ultime due maglie della riga. Iniziamo qui con 3 catenelle per sostituire il primo punto alto. Carico il filo e al centro del ventaglietto sulla seconda maglia vado a lavorare il primo ventaglietto di questo giro. E continuo in questo modo lavorando un ventaglietto su ciascuno dei ventaglietti sottostanti e sulla seconda maglia dello stesso. Tra un ventaglietto e l'altro non abbiamo catenelle di separazione. Ci vediamo a fine riga per l'aumento. Siamo al termine della riga, andiamo a lavorare l'ultimo ventaglietto e sulle due ultime maglie del rigo sottostante, questa che chiude l'aumento e le 3 catenelle, andiamo a lavorare l'aumento di questa riga. Quindi carico il filo, entro nel punto e lavoro l'aumento con il punto a V. E così faccio sulle 3 catenelle, lavorando un altro aumento, sempre con il punto a V. E abbiamo terminato anche il secondo giro di questa sequenza.
Ho terminato l'ottava sequenza e adesso procederemo con la nona. Visto che il collo poi andrà chiuso e quindi dovremo infilarlo dalla testa, dovete almeno raggiungere la misura della vostra circonferenza testa. Queste misure in giri che io ho sviluppato sono per la mia circonferenza della testa. Per l'ultima sequenza avevo l'esigenza di lavorare solo due righe. Al termine di queste due righe, voi provate il collo e se la misura è adatta a voi, procedete con la chiusura che vi mostrerò. Altrimenti potete tranquillamente fare qualche giro in più. In quest'ultima sequenza andiamo a reintrodurre il punto alto allungato fatto nella settima sequenza. Per chi fosse poco pratico di questo punto, trovate il tutorial sul canale. Partiamo con le 4 catenelle che sostituiscono il primo punto alto allungato. Andiamo a lavorare l'aumento alla base delle stesse. Carico il filo e vado a chiudere il mio punto allungato. Ricarico di nuovo, rientro alla base delle catenelle e vado a chiudere il mio aumento con il punto a V. Andiamo a lavorare adesso un punto alto allungato su ciascun punto disponibile del rigo sottostante, compresi gli spazi che ci sono tra un archetto e l'altro. In questi spazi andremo a lavorare un solo punto allungato. Per la cresta, in questa prima riga, lasceremo liberi gli ultimi 10 motivi della riga sottostante. Io continuo e poi lavoriamo il secondo giro dell'ultima sequenza. Ho terminato il primo giro di quest'ultima sequenza e mi sono fermata per lasciare la codina al lavoro, lasciando liberi gli ultimi 10 motivi. Voltiamo il lavoro. In questo secondo e ultimo giro della sequenza, in base alle mie misure, l'aumento lo andremo a fare sulle ultime 3 maglie della riga. Dopo questo giro, voi provate il collo e se ritenete opportuno, fate qualche altro giro se lo doveste sentire stretto. Lavoro le 4 catenelle iniziali per sostituire il primo punto alto allungato, carico il filo e vado a lavorare il primo punto nel punto successivo. Ricarico il filo e continuo. Vi faccio poi vedere a fine riga come andare a fare l'aumento. Sono arrivata alla fine della riga, vedete che l'ultimo punto l'ho lavorato sul punto che precede l'aumento e su questi ultimi 3 punti andiamo a lavorare l'aumento di fine riga di questo secondo giro. Carico il filo e vado a lavorare un punto a V in questo terz'ultimo punto. Ricarico il filo, rientro nel punto e lavoro il secondo punto dell'aumento. In questo successivo, che è il penultimo punto della riga, vado a lavorare un punto allungato singolo e sulle 3 catenelle finali vado a lavorare un altro punto a V. Abbiamo terminato tutte le nostre sequenze. Non ci resta che procedere alla chiusura del collo.